Siamo questa mattina all'interno dell'associazione Scugnizzi, un'associazione straordinaria che fa un'azione di recupero di ragazzi che hanno avuto sicuramente dei trascorsi difficili. Ne discutiamo con la vicepresidente dell'associazione, Anna Maria Di Mare. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno a te e grazie per l'attenzione che ci stai dedicando stamattina. Attenzione che io chiedo a tutti di rivolgere soprattutto ai ragazzi. Sono ragazzi, come già hai spiegato molto bene, provenienti da un passato particolare e dall'area penale. A noi vengono affidati dal tribunale per cercare di farli intraprendere un percorso riabilitativo e rieducativo che abbia come obiettivo un inserimento al lavoro. Questo è quello che facciamo con il progetto Officina del Dolce, che già da anni portiamo avanti in maniera con successo, perché abbiamo diversi ragazzi che sono stati inseriti nell'ambito lavorativo e questo poi alla fine è il nostro obiettivo. Siamo qui per lanciare il Ciortino, che è qualcosa di straordinario, non ce lo giochiamo così, diciamo esattamente che cos'è, come nasce e soprattutto perché. Prenda un Ciortino di questi qua grandi e lo facciamo vedere a favore di telecamera, in modo che, eccolo qua, è qualcosa di veramente straordinario. Il Ciortino, come potete capire, è un corno portafortuna, diciamo l'oggetto scaramantico per eccellenza per noi napoletani. È un biscotto di pasta frolla ricoperto di zucchero e cioccolato. Nasce per augurare buona sorta ai ragazzi che sono a noi affidati e soprattutto i ragazzi. Buona sorta, buona fortuna. Certo, e soprattutto i ragazzi con questo biscotto augurano buona fortuna a tutti, augurandoselo poi a loro stessi. Che cosa bisogna fare? Bisogna acquistare questo biscotto che ha un prezzo di 1 euro, 2 euro, la confezione da 4 euro. Con i soldi ricavati i ragazzi possono continuare il progetto che, come capirete, è autofinanziato. Quindi veramente vi esortiamo a darci una mano con l'acquisto solidale. Ci troverete presenti in vari punti della città con dei mercatini, soprattutto giù alla nostra associazione, o ci potete contattare privatamente. Noi invitiamo tutti quanti i nostri ascoltatori, soprattutto i nostri lettori, ad acquistare, a venire qui. Vuole dire, Anna Maria, dove vi trovate con la fondazione? Con l'associazione ci troviamo in via De Blasis, che è al centro dei Decumani. I nostri contatti sono su Facebook e per qualsiasi cosa ci potete contattare tranquillamente. Perfetto, noi sicuramente compreremo prima di andare via da qui un Ciortino, sperando che porti soprattutto buona ciorta a tutti voi, ma soprattutto ai ragazzi.